fregarci, se mi passa il termine, che addirittura che pensa che Gentiloni, che è commissario agli affari economici, sia in cattiva fede a questo punto, perché male informato non può essere. Com'è possibile e come fate a starci al governo con questi? Ma non lo chiede a me. Beh, in maggioranza c'è ancora... anche lei. Sì, ho capito. Sto aspettando ancora che qualcuno mi faccia vedere un testo ufficiale europeo in cui si dice che c'è qualche cosa scritta in piccolo che è lì apposta per, diciamo, farci cascare in una cattiva trappola. Io vedo, penso, Doris, che sia il monitor di servizio che se la ride, in effetti. Semplicemente ideologia, perché dal punto di vista razionale non c'è nessuna giustificazione. Questo però è molto grave. Però faccio notare ai sostenitori di questa anti-MES che il Recovery Fund ha una condizionalità molto più esigente e restrittiva di quella di MES. Quindi non dovremmo neanche prendere la condizionalità del Recovery Fund, neanche fare le riforme. Io questa è la domanda che vorrei girare a chi è contro il MES. E che inviteremo presto. Fra l'altro dobbiamo sempre fare una puntata con lei e il viceministro Castelli, non siamo riusciti ad averlo su questi canali. Sarebbe divertente. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Ferruccio De Bortoli, che salutiamo e ringraziamo per essere qua con noi. Buonasera, direttore, buonasera a tutti, scusate il ritardo. No, ma è colpa nostra. Senta, allora, stavamo parlando, guarda un po', di MES. Non la sorprenderò dicendole che Padoan e Doris la pensano nello stesso modo, cioè lo prenderebbero. Parlano di effetto stigma al contrario, cioè il fatto di non prenderlo aumenta i nostri tassi di interesse. Lei che opinione si è fatto? Nel senso, com'è possibile che una parte della maggioranza non si fidi così tanto di qualcosa che è stato creato anche da un commissario che fa parte della maggioranza? Perché sembra quasi che... il Movimento 5 Stelle vede in Gentiloni qualcuno che sta cercando di mettere in piedi una trappola per l'Italia. Perché ne hanno fatto un feticcio ideologico, una discussione surreale, si sono aggrappati a questo simbolo che è, diciamo, la trappola di un'Europa cattiva che vorrebbe mandarci la Troica, che peraltro non esiste in questo caso, insomma, per cui ci sia sempre in ogni caso un potere occulto che alla fine metterà le briglie all'Italia, senza capire che se si hanno dei dubbi di questo tipo, cioè che ci possano essere delle condizionalità nascoste, questo getta un discredito su tutti gli impegni che il nostro Paese prende a livello europeo, perché se noi non crediamo a quello che firmiamo, non possiamo nemmeno pretendere che gli altri credano a quello che abbiamo firmato noi. Quindi il danno è moltiplicato. Hanno perfettamente ragione Doris e Padoan, che saluto. Però c'è da dire una cosa, che i 5 Stelle cambiano idea molto velocemente e forse la cambieranno anche in questo caso di fronte al rischio, magari ci possano essere conseguenze di altro tipo, insomma. Lei dice, se ci fosse stato al governo la Lega sarebbe stata più dura. Beh, insomma, che i 5 Stelle, che sono poi un esercito in rotta, sono meno ideologici di alcuni pasdaran contrari all'Europa e contrari al MES, che peraltro sono attivissimi sui social network, quindi invece diciamo che sui 5 Stelle c'è una maggiore flessibilità. Forse è anche un fatto positivo. Per chi, diciamo, parteggia per attivare il MES, di sicuro. Rimango con lei, visto che non l'abbiamo avuto per la prima parte del programma. Bonomi, l'altro giorno, il presidente degli industriali di Confindustria, ha parlato di coraggio e visione per un grande patto per l'Italia. E lei, qualche giorno fa, aveva scritto che bisognava finirla con l'Italia dei cantieri fermi, i soldi ci sono, si deve ripartire. Due domande: perché non la facciamo, perché non ripartiamo e non utilizziamo questi soldi, e se coraggio e visione possono bastare? Beh, non ci vogliono sia coraggio, ci vuole visione, bisogna avere anche la capacità di capire perché in questi anni abbiamo avuto così tante difficoltà a spendere anche dei fondi europei che avevamo a disposizione. Quindi c'è tutto un tema di burocrazia, di esecuzione dei progetti, di troppi tempi per le necessarie autorizzazioni.
forse il modello Genova non è ripetibile, e probabilmente non è ripetibile, però una fase nella quale ci possa essere, diciamo, una legislazione di emergenza che mette a terra questi cantieri, come se fossimo in una sorta di dopoguerra, insomma, con dei commissari ad acta, forse è necessaria, insomma. Perché poi il grande interrogativo che ci dobbiamo porre, se mai arriveranno questi soldi europei, io mi auguro che arrivino, ma le difficoltà politiche non sono da sottovalutare visto il dibattito a Bruxelles, ma noi saremo poi capaci di non solo di avere dei buoni progetti, ma di fare in modo che questi buoni progetti si trasformino in infrastrutture, progetti, investimenti veri, abbiano il ritorno desiderato. Padoan, il fatto che Bonomi chieda al governo coraggio e visione, lei è di quelli che lo vede un po' come una critica? Cioè, in pratica sta dicendo che il governo coraggio e visione finora non li ha avuti? Ma ci vuole coraggio e visione da tutte le parti, dalle parti del governo alla parte degli imprenditori. Vorrei a questo proposito introdurre un punto nel dibattito. Il recovery fund, e come lo faremo, sarà la prova del 9 della capacità del paese di uscire. Il recovery fund riguarda investimenti pubblici e riforme strutturali, ma non funzionerà se non cambierà gli incentivi delle imprese, se le imprese non risponderanno con i loro investimenti e con la loro, diciamo, coinvolgimento, naturalmente se gli incentivi saranno quelli giusti, a questo progetto. Ci vuole veramente un grande patto per la ripresa ed è possibile farlo. Ed è indispensabile farlo perché le riforme riguardano sia i grandi settori sanità, educazione, pubblica amministrazione, giustizia civile, sia il modo in cui le imprese funzionano o non funzionano. È di quelli che dice che se un tempo avevamo i capitalisti senza capitale, adesso i capitali ci sono, tutti quelli di cui ci inonda la BCE, mancano i capitalisti? Beh, diciamo che mi piacerebbe vedere anche un po' più di coraggio da parte degli imprenditori, tanto per fare un esempio. Il fatto di rimanere piccoli perché si sta comodi, magari non adesso, deve finire, come deve finire il fatto che lo Stato non spende. O investire solo in concessioni, però insomma non vorrei che qualcuno... Doris, lei cosa ne pensa? Nel senso, lei è un imprenditore lei stesso, anche se nel settore bancario. Ma guardi, mettiamoci nei panni di un imprenditore. È una persona che rischia capitali, specialmente all'inizio, ma poi tutta la vita. E lo fa affrontando dei rischi e mentalmente, culturalmente, cerca di sfruttare tutte le opportunità che ci sono. Quindi è naturale che gli imprenditori rispondano se verranno messe nelle condizioni giuste. È naturale, come è sempre stato. Io voglio ricordare che con tutti gli handicap, gli ostacoli, la burocrazia che c'è in questo paese, molte aziende italiane primeggiano nel mondo e hanno leadership in tanti settori. Come hanno fatto quando affrontano problematiche interne sconosciute agli altri paesi? Ora, uno dei motivi per cui siamo piccoli spesso viene dalla mancanza di un mercato finanziario degno di questo nome, come c'è in Inghilterra, come c'è negli Stati Uniti. Per una decisione sciagurata presa più di mezzo secolo fa, quando si decise di punire gli investimenti in azioni, cioè nell'economia, con una cedolare da conto del 10%, quando tutti gli altri investimenti non erano colpiti. Questo ha ucciso il mercato finanziario. La nostra economia è diventata un'economia bancocentrica e questo è il motivo. Poi proprio il governo Padoan ha fatto quella legge sulla istituzione dei piani individuali di risparmio che per la prima volta è andata nella direzione opposta, perché prevede agevolazioni fiscali per investimenti fino a 30.000 euro, un massimo di 150.000 euro. E questo, come è stato annunciato, e io mi sono messo in prima persona perché avendo la mia età ho vissuto il trauma di oltre mezzo secolo fa. Ecco, e ne abbiamo fatti veramente sconvolto le previsioni di raccolta. Si diceva il primo anno 2 miliardi, nei primi 9 mesi ne sono arrivati 11.
Come possiamo ulteriormente incentivare gli italiani a scommettere sull'impresa italiana? Allora, vede, il governo precedente, purtroppo, nel tentativo di migliorare quella legge, l'ha resa non praticabile, cioè è morto, si è fermato tutto. Adesso è stato rimediato, ma quando qualcosa si è fermato, come è successo, rimetterla in moto è molto più difficile che lanciare una cosa nuova. Allora occorrerebbe uno shock. Qual è lo shock? Se per esempio i vantaggi fiscali, anziché su 30.000 euro all'anno, si facessero su 60.000 fino a un massimo di 300.000, questo sarebbe lo shock. Qualcuno dice ci sono le coperture, non ci sono le coperture. Questo è un discorso che io non capisco. Nelle banche ci sono 1.600 miliardi a tassi zero, lo Stato incassa il 27% su zero. La maggior parte del denaro che va a finire ai PIR viene da là, poi qualcuno viene anche allora, da altre. Sentiamo, Padoan, il problema diciamo, è sotto gli occhi di tutti, nel senso un sacco di soldi ma più o meno fermi, nel senso li dobbiamo mettere in circolo, come fare? Ma sono d'accordo con la linea indicata dal dottor Doris, si tratta di introdurre incentivi fiscali ma anche strumenti nuovi, PIR sono un piccolo esempio che ha avuto successo ma questo è significativo, quindi pensare sistemi di questo genere che permettano, per dirlo in termini un po' rozzi, l'immediato trasferimento del risparmio magari delle famiglie alle imprese e quindi anche avendo un modello di intermediazione diverso. Le banche vanno bene, ma non possono essere l'unico strumento di intermediazione. Certo. Dal punto di vista fiscale sono anche d'accordo che, visto che si parla di riforma fiscale, bisogna capire come la fiscalità d'impresa ci aiuta o non ci aiuta. E questo naturalmente va visto all'interno delle leggi di bilancio, perché dal punto di vista delle risorse non possiamo usare il recovery fund per fare tagli fiscali permanenti. A questo proposito, qual è la direzione, secondo lei, che si potrebbe prendere per quanto riguarda questa riforma fiscale? Perché ci si sta scommettendo molto, lo stesso Gualtieri ne parla spesso. Ma innanzitutto una cosa che si potrebbe fare, che io ho provato a fare, non ci sono riuscito, non so, per colpa mia probabilmente, è quella di mettere ordine in tutte le cosiddette spese fiscali, le agevolazioni, che sono una giungla incredibile e sono un'incrostazione della storia, degli interessi settoriali della storia. Liberare la giungla fiscale, come si dice spesso, di queste cose sarebbe già un primo passo, perché semplificherebbe la costruzione di una base imponibile che sia amica delle imprese, se posso usare questa espressione. Sì. Perché quindi io comincerei da lì e poi comincerei a ridisegnare alcune imposte, ma intanto facciamo piazza pulita. De Bortoli, riforma fiscale, abbiamo avuto un piccolo disguido, quindi ti faccio un minimo di riassunto di quello di cui stavamo parlando, ma magari ci stavi sentendo, quindi questo problema non c'è. No, vi sentivo. Perfetto. Nella tua carriera, insomma, direttore Corriere, Sole e quant'altro, hai raccontato moltissime riforme fiscali, però il fatto che siamo qua ancora oggi a parlarne vuol dire che non hanno risolto, quantomeno non hanno risolto tutti i problemi. Ti sembra che ci siano, diciamo, le idee chiare perché sia la volta buona o sia comunque una riforma nella giusta direzione? Beh, mi sembra che ci sia una convergenza sul modello tedesco, per esempio, che non è del tutto sbagliato, anzi sarebbe incoraggiante perché semplifica molto il disegno delle aliquote e soprattutto lo personalizza e probabilmente evita quei salti di scaglione che sono spesso non solo punitivi per il contribuente, ma non incoraggiano a fare di più. E spesso sono per anche i telespettatori che non lo sanno, il sistema tedesco ha un'aliquota continua, nel senso che c'è una formula in base ai soldi che guadagni, ti dice quanto paghi di tasse, mentre noi abbiamo degli scaglioni. Esatto. Prego, scusami. C'è il problema che comunque non possiamo chiedere sempre a pensionati e dipendenti di pagare l'80% dell'IRPEF. No. E poi c'è un problema ovviamente di parità di trattamento tra dipendenti e autonomi. E poi c'è ovviamente anche da pensare se il Servizio Sanitario Nazionale, che è sostenuto dall'IRAP,
che, se ci ricordiamo, è l'insieme di tante imposte che c'erano prima, insomma, forse tutto sommato non si può pensare che il Servizio Sanitario Nazionale pesi soltanto sul reddito da lavoro, ma debba pesare anche su altri redditi. Sì. E poi c'è un argomento scottante che non si tocca mai, però dal punto di vista dell'imposta di successione l'Italia è un paradiso fiscale. E se vogliamo in qualche modo pensare di più ai giovani, potremmo anche pensare... Non lo dica Berlusconi. No, per carità, immagino che Doris non sia d'accordo perché da questo punto di vista. Però questo è un problema serio se ci confrontiamo con quello che succede in altri paesi. Siccome poi prima voi parlavate di PIR, cioè di prodotti individuali di risparmio, e quindi sono un tentativo giusto di portare il risparmio delle famiglie verso le imprese, che però spesso hanno prodotti illiquidi, quindi con un tasso di rischio superiore, certo. Beh, i PIR sono sicuramente uno strumento giusto, però visto che c'è Doris, ci deve promettere che magari le commissioni sull'azionario del risparmio gestito basse. Si abbassano un po'. Doris, prego. Io l'ho già fatto. I PIR hanno una commissione di gestione 0,5, 50 punti base, inferiore a tutti gli altri fondi azionari. Ma detto questo, io voglio osservare una cosa. La BCE, per aiutare l'economia dell'Europa, ha fatto un lavoro incredibile. Ha portato i tassi a livelli mai visti, negativi. Ma non è solo a vantaggio della Germania che ha il tasso negativo, perché il differenziale ci sarebbe se la Germania, anziché essere pagata, pagasse, che so, il 2% sui decennali, noi pagheremmo il 3,5%. Quindi questo ha aiutato molto l'Europa, cioè i tassi di interesse, la disponibilità di capitali a basso costo è importantissima per l'economia. Se no, difatti, questo fa la BCE e questo fa la Federal Reserve. Però i tassi in America sono più alti, di circa un 1% se confrontiamo la Germania con gli Stati Uniti, qualcosa di più, eppure gli Stati Uniti sono cresciuti di più. Perché? Andiamo alle parole di Draghi, che ha fatto un lavoro enorme in questa direzione e poi ha lanciato la palla agli esecutivi e ai governi dicendo tocca a voi, cioè c'è anche l'altra arma per rilanciare l'economia, che è la tassazione fiscale, le tasse, perché se tu le aumenti premi, se le riduci rilanci. In Europa purtroppo usiamo soprattutto la leva monetaria, e i governi sono stati poco propensi a dar retta prima a Draghi e poi alla Lagarde. E questo spiega perché l'Europa, non parlo dell'Italia, cresce meno degli Stati Uniti. Anche il calo del Covid in Europa è più alto che negli Stati Uniti, il calo del PIL. La ripresa l'anno prossimo è più bassa rispetto agli Stati Uniti. Quindi vogliamo decidersi ad affrontare questo problema per l'Europa e anche per l'Italia. È chiaro, come ha detto Padoan, che con il debito che ci ritroviamo noi non possiamo fare dei passi troppo lunghi e poi trovarci ancora con debito più alto. La cosa non può che essere fatta molto gradualmente, ma guai se non andremo in quella direzione. Riforma fiscale molto più equa, molto più semplice. Ma lei per la flat tax? Guardi, la flat tax è un passaggio, come si dice, radicale. Siamo pronti? Non lo so, è difficile. Ma se già che si abbassano un po' va bene. Io sono per una operazione graduale che tenga conto dell'enorme debito e andando a verificare mano a mano gli effetti sul bilancio, ma con una direzione precisa. Chiaro, è chiarissimo. Possiamo ridurre le imposte, ridurre di molte, partendo dai lavoratori, perché se noi lasciamo qualcosa cuneo fiscale, di vero? E il cuneo fiscale, se possono allora avere qualcosa di tasca, spendono, no? Spendono allora qualcosa di più, incentivano l'economia.
Grazie a tutti voi, il tempo è purtroppo finito, quindi grazie a Piercarlo Padoan, grazie a Ferruccio De Bortoli, grazie a Degno Doris. Buonasera. Al telegiornale adesso, ci vediamo domani 17:15 con Sky TG24 Economia. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti voi. Regia, all'ultimo giro mi mandate per favore la grafica delle velocità? Guido, ti ho trovato. Pare di sì. Solo l'uomo più veloce di Sky poteva aiutarci. I nostri ragazzi consumano più giga che calorie. Streamano, chattano e scaricano senza fermarsi mai. Viva Maria, regina di Fatima, tu regina nostra, madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio è Gesù, accogli la nostra preghiera, regina di Fatima, di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudisci, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi. Accogli le nostre preghiere, o regina del Portogallo e della Chiesa universale. Proteggi noi. Proteggi il Papa Francesco, proteggi noi ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli,
Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori, dei credenti, tu sei Regina. Proteggi noi e il Papa e ogni credente, illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi. Noi ti preghiamo, Regina, che tutto puoi. Guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo. Noi ti preghiamo, o Regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Maria è viva, quota 2.500 che 2.548 disponibili nelle ultime 24 nel ore. tuo La donazione arriva alla fine aprile e per quanto riguarda i monte tamponi sono stati le effettuati nostre 118.000. Numero dei decessi preghiere, in linea con il trend sono 24, dopo i 19 accogli registrati nel giorno precedente, e come ogni giorno approfondiremo questi numeri nella nostra rubrica quotidiana, l'appuntamento delle 18.15 con i numeri della pandemia, con l'indice di odore giunto alle 24 ore sotto Varenzi e i nostri ospiti. Dunque l'appuntamento è tra pochissimo. Intanto vi facciamo sentire anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina ha confermato che il Governo andrà in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Consiglio dei Ministri ha trovato un aggiornamento, un'informativa sul punto, c'è stata una discussione, abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque è una situazione che continua ad essere critica, per quanto ovviamente la curva del contagio sia sotto controllo, però richiede la massima attenzione da parte dello Stato, delle sue articolazioni, della Protezione Civile, dei commissari, del Presidente della Regione e anche dei cittadini. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio. Spero non ci siano altri lockdown, basta col terrore, dice Matteo Salvini. Sentiamo. Spero che sia, perché sarebbe un'ammazzata per l'Italia e gli italiani, pesantissima da recuperare, per questo che sta dando prudenza, attenzione, e spero che la si smetta con la paura, con il terrore, con la chiusura. Proviamo adesso a parlare di Brexit con l'Unione Europea, che avvia un'azione legale contro Londra. Il nodo è la legge che viola l'accordo di recesso sull'Irlanda del Nord. Vi facciamo sentire le parole di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.
As you know, we had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft internal market bill by the end of September. Moreover, if adopted as is, it will be in full contradiction to the Protocol of Ireland, Northern Ireland. The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed. Therefore, this morning, the Commission has decided to send a letter of formal notice to the UK government. This is the first step in an infringement procedure. The letter invites the UK government to send its observations within a month. And besides this, the Commission will continue to work hard towards a full and timely implementation of the withdrawal agreement. We stand by our commitments. Thank you. E torniamo in Italia con notizie economiche, con la riforma fiscale che ha in mente il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri. Riduzione delle tasse sul lavoro e per le famiglie, questi sono alcuni degli interventi. Una riforma ancora da scrivere e che riguarderà anche il riordino delle agevolazioni e la lotta all'evasione. Sono tante le ricette per cambiare volta al fisco con l'obiettivo di favorire le famiglie e in genere i lavoratori con reddito medio-bassi. Nella maggioranza di governo però non c'è intesa di vedute. Inoltre bisogna far quadrare i conti. Per ridurre le imposte si devono trovare i soldi per non creare buchi nel bilancio e per questa operazione non si possono usare i fondi europei. Il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, vorrebbe partire con 10 miliardi, denari che servirebbero per iniziare a cambiare l'IRPEF, l'imposta sui redditi. Una delle ipotesi in campo è quella del modello tedesco, un sistema che eliminerebbe gli scaglioni esistenti con l'adozione di una percentuale di prelievo unica che cresce all'aumentare del reddito. Si semplificherebbe il calcolo delle tasse e avrebbe benefici soprattutto chi non supera i 40.000 euro lordi l'anno. Ma questo meccanismo, che piace al Partito Democratico, è respinto da Italia Viva e 5 Stelle, che preferirebbero rimodulare i livelli di imposizione esistenti per alleggerire il peso fiscale. In ogni caso, all'orizzonte c'è uno sfoltimento delle agevolazioni. Molte le ipotesi in cantiere, dal taglio di alcune detrazioni a nuovi tetti agli sconti che penalizzerebbero chi guadagna di più. Sarebbero salve alcune spese come quelle sanitarie per la prima casa e c'è l'intento di dare una sforbiciata ai sussidi ritenuti dannosi per l'ambiente, come le agevolazioni sul diesel. In concreto però non sono state indicate quali voci modificare. Da definire nel dettaglio anche l'assegno unico per i figli. Sostituirebbe diversi bonus come quelli bebè o gli assegni per i familiari a carico. In media si tratterebbe di circa 200 euro al mese, ma la cifra dipenderà non solo dallo stipendio ma anche dai risparmi in banca e dalle case possedute. Allo Stato costerebbe a regime una decina di miliardi e per questo probabilmente non sarà subito pienamente operativo. Incognite anche per quanto riguarda la lotta all'evasione. Per finanziare gli incentivi ai pagamenti elettronici ci sono 3 miliardi e non si sa con certezza quanti quattrini porteranno all'erario. Simone Spina, Sky TG24. La cronaca adesso con il lungo interrogatorio di garanzia per De Marco in carcere a Lecce con l'accusa di aver ucciso Daniele De Santis e la sua fidanzata Leonora. Il 21enne ha risposto a tutte le domande del GIP che ha poi convalidato il fermo. La tesi più accreditata sul movente resta quella dell'invidia nei confronti di una coppia felice e innamorata. Resta in carcere Antonio De Marco, il 21enne accusato di essere lo spietato killer di Daniele De Santis e Eleonora Manta, i due fidanzati colpevoli agli occhi pieni di invidia di Antonio di essere troppo felici. Durante l'interrogatorio di garanzia, durato circa 3 ore, l'aspirante infermiere ha risposto a tutte le domande del GIP. L'atteggiamento del nostro assistito è stato collaborativo, hanno detto all'uscita dal carcere gli avvocati difensori. È ancora molto provato e consapevole della gravità del gesto, hanno poi aggiunto i legali. Ero ossessionato, la rabbia è cresciuta giorno per giorno, aveva già detto agli inquirenti il 21enne subito dopo il fermo, indicando nell'invidia l'unico movente del duplice omicidio. Un'azione criminale pianificata nel dettaglio e covata da tempo, come si evince dai 5 bigliettini manoscritti persi sul luogo del delitto, ai quali si aggiunge un altro documento ritrovato nella casa di via Fleming, dove Antonio si era trasferito subito dopo la fine della convivenza con Daniele ed Eleonora. Un foglietto che è il cronoprogramma macabro del duplice omicidio, da
dall'irruzione in casa con il doppione delle chiavi trattenute di nascosto alle torture da infliggere ai due ragazzi fino alla pulizia delle tracce di sangue con varichine e soda. Il tutto avrebbe dovuto compiersi nell'arco di un'ora e mezza, ma gli elementi in mano agli investigatori e le testimonianze raccolte fanno ipotizzare che i due fidanzati siano stati finiti in poco meno di 10 minuti, tanto è bastato all'assassino per dare sfogo alla sua invidia. Kettiniga, Sky TG24. Veniamo adesso alla visita in Italia del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Dopo le dichiarazioni di ieri che attaccavano il Vaticano per l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi, Pompeo oggi ha visitato appunto la Santa Sede. A riceverlo non è stato il Papa, ma l'omologo di Pompeo, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. In mattinata Pompeo ha fatto visita anche alla comunità di Sant'Egidio. Continuano a migliorare le condizioni di salute dell'attivista russo Alexei Navalny, oppositore del presidente Putin, avvelenato ad agosto. Nella prima intervista dopo il coma annuncia che non sarà un leader in esilio. Prima avversato, poi processato e pluricondannato, e infine avvelenato. Eppure l'uomo più odiato da Vladimir Putin è pronto a sfidare ancora lo zar e andare dritto nella tana del lupo. Alexei Navalny, 44 anni, attivista politico da sempre oppositore del presidente della sua Russia, parla per la prima volta dopo essere scampato al misterioso avvelenamento con il letale agente nervino preferito da certi ambienti di Mosca. C'è Putin dietro questo crimine, dice senza giri di parole al settimanale tedesco Der Spiegel, ma non ho paura e non gli farò il regalo di non tornare. Con la moglie vive attualmente in un appartamento in affitto a Berlino, dove fu ricoverato lo scorso 22 agosto in seguito al malore accusato 2 giorni prima su un volo per Mosca e dove è stato tenuto in coma fino al 7 settembre. Avvelenamento è stata la diagnosi dei medici tedeschi che lo hanno salvato, perché di quelli russi che lo avevano inizialmente assistito la famiglia si fidava ben poco. Probabilmente il nervino Novichok è stato disciolto in una bottiglietta d'acqua nel suo hotel. Poche ore dopo i primi effetti. Non senti dolore, racconta Navalny, ma sai che stai morendo. Ora che spiega di essere sulla via della guarigione, nuovamente capace di camminare e fare 5 piani di scale, anche se non ancora libero dai sonniferi, non intende mollare la politica. Anzi, non sarò il leader dell'opposizione in esilio, promette, e appena mi sarò completamente ristabilito tornerò in Russia. A Mosca, finora impermeabile alle richieste di chiarimenti e alle condanne dell'Europa, hanno accolto la sfida. Il presidente della Duma, il Parlamento, ha definito indecenti le sue dichiarazioni, accusando Navalny di lavorare per i servizi segreti occidentali e per la CIA e di aver orchestrato tutta la vicenda per screditare Putin, che avrebbe invece lavorato duramente per salvargli la vita. Navalny può tornare, ha poi precisato il Cremlino, e proseguire le sue cure in Russia, dove però sa perfettamente che l'esposizione mediatica non sarà per lui una garanzia sufficiente. Marco Congiu, Sky TG24. Veniamo adesso ai sorteggi di Champions. Tra i primi verdetti, vi dico, per quanto riguarda le italiane, la Juventus affronterà il Barcellona e la Dinamo Kiev nel girone G, l'Atalanta affronterà Liverpool e l'Ajax nel girone D, l'Inter invece affronterà Real Madrid e Shakhtar Donetsk nel girone B, la Lazio invece affronterà lo Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund nel girone F. A proposito di calcio e di Covid, la partita Genoa-Torino in programma il prossimo 3 ottobre è stata rinviata. Questa è la decisione che è stata presa dal Consiglio della Lega di Serie A, rinviata a causa delle positività che si erano riscontrate nel Genoa con gli ultimi tamponi effettuati sia tra calciatori che tra membri dello staff. E infine torniamo a parlare di Chiara Ferragni e di Fedez, con un annuncio che è arrivato naturalmente su Instagram, con tanto di foto tra le mani del figlio Leone. Eccola qui, che ha in mano un'ecografia. La nostra famiglia sta crescendo, Leo diventerà un fratello maggiore, così ha scritto la Ferragni, annunciando dunque una nuova gravidanza. Ed è arrivato tra l'altro immediato il commento scherzoso di Fedez: io non sapevo nulla, ha scritto sotto il post, e poi ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra come alcuni mesi fa scherzava sul modo in cui avrebbe annunciato l'arrivo del secondo figlio. Quando fa un pezzo, fa sempre questa roba qui. E allora lasciamo queste notizie per occuparci adesso dei numeri della pandemia. Siamo arrivati al momento del nostro approfondimento quotidiano. Saluto e ringrazio Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24. Buonasera Roberta. Buonasera Alessandro, e questa sera con noi i nostri ospiti che saluto e ringrazio: Clelia Di Serio, ordinario di statistica medica all'Università Vita San Raffaele e direttore del Centro Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche. Buonasera professoressa. Buonasera, buonasera. E buonasera al professor Massimo Puoti, che è direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buonasera. Buonasera.
Allora, Alessandro, partiamo come di consueto con i numeri del bollettino, quest'oggi i numeri un po' diversi, diciamo, dei giorni scorsi. Sì, naturalmente sempre premettendo che i numeri di un giorno singolo vanno presi per quello che sono, ma naturalmente parliamo anche di dinamiche più lunghe. Allora, vediamoli, i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, sono 2548, si sfonda questa quota di 2000 che non si vedeva da fine aprile, era dal 24 aprile che non c'era un valore così alto. Naturalmente il numero assoluto dice delle cose, ma ne nasconde altre. All'epoca, 24 aprile, i tamponi erano molto pochi se paragonati a quelli che facciamo adesso. E invece, vediamo quanto ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore. Siamo al record raggiunto in Italia con 118.000 tamponi. Non siamo ai 200.000 di Francia o Gran Bretagna, però è appunto un numero in crescita. Quindi il record di tamponi, però il numero di positivi è salito rispetto ai giorni scorsi e quindi la percentuale di positivi sui tamponi fatti sale rispetto all'ultimo paio di giorni e torna sopra il 2%. Non siamo lontanissimi dalla media dell'ultimo periodo, se si esclude quel picco dell'altro giorno che però era probabilmente legato al basso numero di tamponi del weekend, però è una crescita, si torna a superare il 2%. E il grafico successivo, che è quello gemello di questo, cioè andando a vedere i positivi non su tutti i tamponi fatti ma sui cosiddetti nuovi casi testati, mostra un andamento più netto di crescita. Qui va considerato che ad esempio il Veneto nelle ultime 24 ore ha fatto 18.000 tamponi ma solo 6.000 persone nuove, gli altri sono tamponi di controllo o di screening ripetuto. È un tema naturalmente complesso, però questo dato sale di più di quello che abbiamo visto prima. In sostanza siamo in crescita più sostenuta rispetto ai dati che erano nella media del periodo degli scorsi giorni. Le regioni con più positivi sono la Campania, che si conferma anche in numero assoluto quella con più positivi, anzi no, oggi è il Veneto in verità, che ha sconta anche il focolaio nella caserma di Oderzo, nel centro di accoglienza. Poi c'è la Campania, la Lombardia è presente sempre in questa torta più che altro perché ha tanti abitanti e fa tanti tamponi, ma il numero di positivi in percentuale è basso. Se andiamo, chiedo alla regia di sostenermi col cartello 33, andiamo a vedere nelle ultime 24 ore le regioni che hanno avuto più positivi in base ai tamponi fatti, perché ci sono regioni che ne fanno meno di altre, quindi questo è anche da considerare. La Campania continua a essere una regione, la regione a primeggiare in questa classifica, perché non fa tanti tamponi, sotto la media nazionale, anche se in questo momento è la regione con più positivi, 4,7, ricordiamo che il dato italiano era poco sopra 2, la Sardegna anche ha un dato di positivi che in rapporto ai tamponi fatti è piuttosto alto, e poi c'è la Liguria. Torniamo poi agli attualmente positivi che arrivano a quota 52.647 con una crescita di più di 1.300 unità. Le guarigioni, che continuano a essere in numero sostenuto, sono più di 1.000, un po' perché crescono i positivi, un po' perché i casi sono più lievi, come sappiamo, rispetto al passato. I decessi continuano a essere su una media che però comincia lentamente ad alzarsi, era di 20 decessi al giorno nell'ultima settimana rispetto ai 5 di Ferragosto, che era il periodo più basso, e rispetto ai 1.000, ricordiamolo sempre, di fine marzo e inizio aprile. C'è questo lieve aumento costante, adesso siamo a 24, che come vediamo è un po' la media degli ultimi giorni, è un fenomeno che abbiamo visto molto più intenso in altri paesi come Spagna o Francia. Se il virus circola di più, anche questo valore aumenta, in Italia aumenta in maniera ancora più controllata. Le terapie intensive continuano la loro crescita abbastanza costante, aumentano sempre di una decina di unità più o meno, oggi siamo a un aumento di 11 per arrivare a 291. Sui ricoveri oggi c'è un aumento di 50 unità, questo è un dato un po' più ondivago. Per vedere anche a livello regionale i ricoveri come sono distribuiti, vediamo il cartello 34 in cui siamo andati a vedere i ricoveri totali, cioè reparti più terapie intensive in rapporto alla popolazione, perché anche questo è un dato naturalmente importante, le regioni più piccole hanno anche meno posti, e vediamo che la geografia è questa. Noterete che non c'è la Lombardia in questa classifica, perché appunto queste sono le regioni. La Sardegna in questo momento, anche se siamo su valori lontani dalla soglia di attenzione del Ministero, è la regione che ha il tasso di saturazione più alto tra posti occupati in terapia intensiva Covid e posti disponibili. Questo è un dato generale su tutti i ricoveri. Per adesso, Roberta, mi fermo qui. Grazie Alessandro. Allora, premesso dunque che un dato, insomma, preso singolarmente sul giorno non ci dice molto, dobbiamo vedere cosa succede anche nei prossimi giorni. E detto, come ci ricordava Alessandro, che anche rispetto agli altri paesi europei la nostra situazione è diversa. Intanto chiedo un primo commento al professor Puoti.
Ma i numeri li lascio alla professoressa, che sicuramente ha più competenza di me. Dal punto di vista del servizio sanitario e degli ospedali, sicuramente non c'è una situazione di emergenza. Ovviamente c'è un aumento lento e costante dei casi. I casi rimangono in qualche modo ricoverati nei reparti di malattie infettive, nei reparti di isolamento. Non sono ricoverati in altri reparti, non dobbiamo usare dei reparti che vengono impiegati per altri pazienti, altre esigenze per questi pazienti, questa è una cosa molto importante. Si stanno aumentando lentamente i pazienti in terapia intensiva, questo può creare qualche problema, ma solamente in prospettiva. Quello che noi temiamo è l'ondata che ci ha travolto a marzo-aprile. Direi che per ora c'è un incremento controllato che non sta in qualche modo compromettendo le potenzialità di risposta del sistema sanitario nazionale, che in questo momento mi sembrano assolutamente non sature e in grado di dare una risposta a questo incremento abbastanza lento ma progressivo dei casi. Professore, posso chiederle nell'ospedale in cui lei lavora qual è la situazione? Soprattutto i casi sintomatici e i casi di ipertensione.